Il miglioramento delle strategie terapeutiche in campo ematologico ha aumentato significativamente nell'ultimo ventennio i tassi di sopravvivenza e l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da linfoma fino alla guarigione. Va in questa direzione il progetto promosso dal team di ematologia dell'Istituto dei Tumori di Bari, punto di assoluta eccellenza per il Sud Italia. L'iniziativa è sostenuta da UBI Banca Carime, che ha lanciato il prestito obbligazionario solidale per un ammontare complessivo di 10 milioni di euro. Lo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni sottoscritte andrà a sostegno del progetto e i titoli saranno in collocamento fino al 30 settembre 2016. Il contributo complessivamente devoluto a titolo di liberalità potrà arrivare fino a 50.000 euro. L'obiettivo è introdurre un nuovo modello assistenziale che consenta, attraverso tecnologie moderne, di sostenere le terapie antitumorali e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Sviluppo delle alte specialità e dei trattamenti innovativi sono all'IRCCS Giovanni Paolo II il fondamento di un regime assistenziale puntato su efficienza ed efficacia del servizio. Il centro ha lo scopo di supportare i ricercatori nelle varie fasi di conduzione della sperimentazione clinica per garantire il rispetto dei requisiti in materia di qualità in campo etico e scientifico, mettendo a disposizione dei pazienti i nuovi farmaci per la cura delle neoplasie.